allestito poco prima della Barcolana e poi sfociato, in quanto vedete tra poco, nel servizio curato da Alice Bugatto. Può partire il servizio se la regia... Campionesse nello sport, campionesse nella solidarietà, campionesse nella vita. Il team tutto il femminile di Magic, a sostegno dell'associazione Aidos, donne operate al seno, presenta il calendario 2008-2009. L'avventura, inauguratasi con la partecipazione alla 40ª edizione della Barcolana, è soltanto all'inizio di un lungo ed impegnativo percorso che vede come protagoniste le atlete olimpiche di Pechino 2008. L'idea è nata da Giulia Pignolo, qua presente, una velista che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino e ha avuto l'idea di mettere insieme delle atlete olimpiche per formare un equipaggio per la Barcolana. L'idea è proseguire al di là dell'impegno sociale, di diffusione degli ideali dello sport, correttezza, ma anche fare altre regate. Livorno, Cooking Cup e la Barcolana 2009 saranno solo alcuni dei punti d'approdo del Magic, dove il team di campionesse tutto al femminile sbarcherà per nuove promozioni benefiche. Nella nostra barca tutto è gestibile da donne, con la nostra forza, le nostre dimensioni, non è necessario un uomo. Abbiamo scelto un Solaris 36 che è una barca di 11 metri e in effetti riusciamo a portarlo abbastanza agevolmente. Spirito di sacrificio, dedizione e duro allenamento non sono soltanto le parole d'ordine di un buon sportivo, ma anche quelle di semplici donne che hanno deciso di impegnare parte della loro vita per il prossimo. Quello che impari facendo sport sono dei valori molto buoni e molto puri che abbiamo sin da quando siamo piccoli, che viviamo comunque con l'amicizia, col stare tanto con le persone, stare tanto fuori casa con le persone, quindi comunque a creare legami particolari e forti che appunto ci portano anche ad avere nei valori e nell'aiuto del prossimo. Non solo gol! Brava, brava Alice Bugatto e brave le azzurre triestine, brave! Anche molto, molto carine, devo dire, per 4-5 ragazze che hanno nobilitato la ribalta delle Olimpiadi di Pechino, ce n'è stata una purtroppo che all'ultimo momento ha dovuto mancare l'appuntamento. Perché? Beh, oggi ne raccontiamo la storia nell'ambito della nuova rubrica.